avevo 14 anni. Mi ricordo parecchie cose brutte. Era meglio non trovarsi, perché abbiamo avuto in casa per parecchi giorni, abbiamo avuto il nemico, che era con altri tedeschi. Sono arrivati una notte a mezzanotte, erano 30 militari tedeschi con 20 cavalli, con le carrette che avevano loro quella volta, e si sono buttati tutti di fuori. E allora sono andati a dormire nel letto, e guai chi parlava. Noi per un po' di giorni siamo stati anche senza mangiare. Mi ricordo che già cominciavano ad arrivare le prime granate, le mie nonne sono cadute due per terra come morte. Scoppiavano le bombe lì vicino, a poco lontano. Il giorno dopo la nonna veniva giù per la scala, la mamma era nell'aria, è scoppiata una granata, la nonna morta sul colpo. E la mamma, una scheggia in una gamba, l'hanno portata via con la Croce Rossa, non l'ha trovata più per il momento, è venuta fuori dopo la guerra, era andata a finire a Bologna perché la gamba era andata in cancrena, l'hanno portata a Bologna, ma loro non sapevano ogni volta, il telefono non c'era, solo quando era venuta a casa. Sono stati dei brutti momenti. Si erano accampati lì poco lontano, questi inglesi, le truppe di lotta armata, le truppe di colore. C'erano indiani, c'erano argentini, scozzesi, tutte le nazioni. C'erano dall'Algeria, dalla Tunisia. Quelli avevano 48 ore di libertà, potevano fare quello che volevano. Anzi, da noi hanno molestato anche le donne, che ai mariti le hanno legate alle greppie dove andavano a mangiare alle mucche, e poi le hanno violentate. Mio zio andava a vendere il sapone a Casarola da Montescudo, aveva portato dietro la nipote che aveva 18 anni, la spudeva salvè. Anche i bambini. Io me l'ha raccontato un bambino in confidenza, si vergognava. Niente, gli diceva niente bavra, loro dicevano niente paura. I rifugi? Era fatto nel tuffo, non la gente sabbion. Però lì erano stati fatti col criterio, perché era a ferro di cavallo. Non c'era un'entrata unica, c'era a U. Qui si entrava e qua si scappava, perché a un'entrata sola è pericoloso. Quando ero lassù da quei miei amici ragazzini, una notte scoppiate le granate, proprio sull'entrata del rifugio. Non si stava dentro dalla posta, dal fumo. Passavano quei carri armati, eravamo sotto la strada, il rifugio, tutta la terra madaos. Ma quella notte è stata brutta, scoppiato lì. Andare di fuori era pericoloso, scappare. Ero andato a Castelleale dal padrone del podere, era un prete, il podere che avevamo noi era di sua proprietà. Dove mio padre fa, devo andare dal padrone per dire certe cose. Vai te, che a te non ti fanno niente, perché una volta la gente non girava per la strada perché li prelevavano. Sono andato io, su per strada, quando sono a San Savino, si fermano, erano in due, con la carretta. Come, accendo di salire. Io volentieri dico così, non cammino, accorcio la strada. Quando sono qui a Stella Nuova, io dico arrivato. No, ma io mi sono messo a piangere, no, io arrivato. Mi portano a tavoletta. Tavoletta c'era il comando, teneva i cavalli, c'erano i militari, e c'era un altro ragazzino, 15-16 anni. E ci hanno messo lì da mangiare i cavalli, ci hanno insegnato ben bene. E allora la sera là cantavano e suonavano lì in Marlene, avevano delle bistecche così, e noi a pancia vuota dalla mattina, quella volta si mangiava anche poco, a mangiare un po' spazi fighi, a mangiare bene. Forse è fatta notte, io ho tentato la fuga. Mi sono fermato alla casa di un contadino, mi ha dato da mangiare e bere. La mattina presto sono partito.
E dopo sono tornato a casa. Mi ricordo che dopo avevamo un po' di terra, abbiamo siamo andati a lavorare, mio padre con l'arato inciampa un qualche cosa. Lo sai cosa c'era sotto? Avevano seperito le granate. Le avevate tutte, ce n'erano 85. Le ha seperite, ma c'era così di terra. Le erano rimaste lì, loro non le portavano via. Altri tempi. Ah, la guerra è una roba che è meglio che non esiste. Per me. Perché abbiamo avuto i morti, abbiamo avuto le case distrutte, abbiamo sofferto. La guerra è una cosa che sarebbe da evitare. Con la guerra chi ci rimette sono sempre i più deboli.